Ciao, sono Anna e sono una specialista in DIBA e mi occupo di riabilitazione dei disturbi perineali. Ti è mai capitato di avere dolore a stare per lungo tempo seduto, di avere dolore durante i rapporti o di percepire un dolore costante nella zona basso addominale? Seguimi perché oggi parleremo dei dolori pelvici cronici e la loro gestione con tecnologie in DIBA. Che cos'è il dolore pelvico cronico? È un dolore che si percepisce in zona basso addominale e viene percepita da un periodo più lungo di 6 mesi. È solo una classificazione, non è detto che il tuo dolore sia per sempre, è solo una classificazione di un dolore che è presente da più di 6 mesi. Quali sono le cause del dolore pelvico cronico? Abbiamo innumerevoli cause che ci possono determinare un dolore pelvico cronico. Cause gastroenterologiche, da un punto di vista digestivo, quindi gastroenterologiche, urologiche, neurologiche, muscoloscheletriche e altro ancora. Ora, oggi parlerò delle cause un po' più comuni che danno dolore pelvico cronico. Una delle cause più comuni, per esempio, è l'endometriosi. Che cos'è l'endometriosi? È una malattia cronica e complessa. È originata dalla presenza anomala di tessuto che riveste le pareti interne dell'utero in altri organi. Quindi un tessuto che normalmente è presente soltanto a livello uterino potrà essere presente, per esempio, a livello delle ovaie, delle tube, del peritoneo e della vagina. Quindi un tessuto che normalmente nell'utero si presenta in altri organi. Cosa succede mensilmente al nostro utero? Che sanguina. Quindi questo tessuto che è presente in altri tessuti dove normalmente non è presente, ciclicamente sanguinerà. Questa presenza di sangue mi darà infiammazione e ovviamente successivamente mi darà delle aderenze, quindi delle restrizioni di movimento. Quindi quali sono per esempio i sintomi? Avremo un dolore pelvico nella zona basso addominale, un dolore che sarà ciclico, durante soprattutto il ciclo mestruale, durante l'ovulazione. Un dolore, per esempio, che può presentarsi all'evacuazione, ma può dare anche dolore sessuale, a seconda delle zone che andrà a colpire. Cosa sono invece le aderenze? Ne abbiamo già parlato parlando di endometriosi, ma le aderenze non possono essere causate non soltanto dall'endometriosi. Le aderenze sono dei fasci di tessuto fibroso che si formano tra tessuti e organi, quindi dei cordoni, vedete un pochino l'immagine, dei cordoni fibrosi che generano restrizione di movimento. Possono essere dovuti e svilupparsi in seguito a traumi, interventi chirurgici. Cosa danno anch'essi? Dolore addominale non ciclico che aumenta per esempio durante un rapporto, durante l'attività fisica. E questo fa sì che sia ridotta la mobilità anche dell'organo. Congestione pelvica. Cos'è la congestione pelvica? La congestione pelvica la posso paragonare un po' a una patologia che conosciamo un po' più comunemente, quella delle vene varicose. Altro non sono che vene varicose che interessano tuttavia le diciamo, varici ovariche e delle iliache. Le iliache sono le principali vasi sanguigni che mi vanno a innervare la zona, diciamo, dall'addome verso gli arti inferiori. Abbiamo un dolore anche qui al basso ventre, un dolore lombare, dismenorrea e dispareunia. Cos'è la dismenorrea? Dolore durante il ciclo. L'utero sp molto spesso si presenta gonfio e le ovaie sono anch'esse presentano delle cisti. Altra problematica che mi può determinare dolore pelvico cronico sono le malattie infiammatorie intestinali. Per esempio, la più comune è la sindrome dell'intestino irritabile, che è caratterizzata in realtà da un'alterata motilità intestinale. Abbiamo la sindrome uretrale, che invece è un dolore che mi interessa l'uretra. Cos'è l'uretra? L'uretra è il canale di comunicazione tra la vescica e la zona esterna perineale e mi permette di urinare. Da cosa è caratterizzato la sindrome uretrale? Da disuria, cioè difficoltà nell'urinare, da frequenza e urgenza, quindi per esempio si va in bagno più volte al giorno, più delle 8 volte, 7-8 volte al giorno, urgenza, cioè è quella classica sintomatologia di quando noi rientriamo a casa, mettiamo la chiave nella toppa e improvvisamente sentiamo uno stimolo che è imperentorio, cioè che improvvisamente insorge e che non riesco a gestire, devo immediatamente svuotare la vescica e molto spesso non riesco ad arrivare in bagno.
abbiamo sempre questo fastidio soprappubico e dolore, è la dispareunia. Che cos'è la dispareunia? È un dolore alla penetrazione. Non soltanto, non pensate la penetrazione soltanto in termini di rapporti sessuali, ma ovviamente a una esplorazione per esempio ginecologica, ma anche nell'introduzione di un tampone normale, tampone vaginale. La cistite interstiziale. La cistite interstiziale è un'altra patologia molto complessa e viene definita interstiziale perché è un'infiammazione della vescica in assenza di fattore eziologico, di batteri. Quindi lì dove non ci siano batteri parliamo di cistite. In realtà la cistite interstiziale è più caratterizzata dai sintomi che dalla reale classificazione della patologia. Abbiamo un dolore sovrappubico, anche qui una minzione frequente, e qui abbiamo anche eventualmente nicturia. Che cos'è la nicturia? È un'urgenza notturna, quando ti alzi per andare in bagno più volte durante la notte, disuria anche qui, difficoltà nell'urinare ed ematuria occasionale, cioè perdita di sangue dalle urine. Anche qui dolore sovrappubico, dolore pelvico e uretrale. Impingement nervoso. Impingement nervoso forse è una patologia che è più comune per esempio allo sportivo. Parliamo della nevralgia per esempio del pudendo, è classica per esempio dei ciclisti, perché il nervo pudendo passa. Valeria, mi potresti passare per favore il manichino? Il nervo pudendo emerge, vedete qui, insomma, dalla zona sacrale, emerge dalla zona sacrale e se vediamo bene va qui verso la spina ischiatica e innerva tutta la zona perineale. Ovviamente il mio sellino, andando costantemente a comprimere il mio nervo pudendo, può andare ad irritarlo, quindi parliamo di nevralgia del pudendo. In realtà è una sindrome molto comune nei ciclisti, ma ugualmente espressa in tutti gli sportivi. Questo sarà un dolore che determinerà, per esempio, prenderà l'area genitale, intorno all'area genitale, è un dolore solitamente monolaterale, è un dolore che a differenza degli altri è molto urente, bruciante, è molto importante come intensità di dolore. Cosa fa la tecnologia Indiva? Indiva è una delle più comuni tecnologie utilizzate in fisioterapia, è una tecnologia comunemente nota come tecarterapia. Parliamo di un flusso di carica che va dall'elettrodo attivo alla placca di ritorno neutra, parliamo di un'altra frequenza di 448 kHz. Abbiamo quindi un elettrodo capacitivo che mi permette di lavorare in superficialità i tessuti e un elettrodo resistivo che invece va più profondamente sui tessuti resistenti. In ambito di pavimento pelvico abbiamo anche l'introduzione dell'elettrodo resistivo longitudinale. Questo elettrodo qui mi permette di essere più specifico nell'area anatomica di interesse, quindi nell'area ginecologica, di essere più preciso e puntuale. Qual è quindi il nostro scopo in questo tipo di patologie? Sappiamo bene che Indiva ci riduce il dolore, l'infiammazione, migliora l'apporto di sangue, perché molto spesso avremo che in seguito al dolore la nostra muscolatura perineale si andrà a contrarre di riflesso, perché è un'azione, diciamo, antalgica e analgesica del nostro corpo per reagire al dolore, per liberarci dal dolore, però ci crea ulteriore dolore. Quindi apportiamo ossigeno e nutrimento ai nostri muscoli che stanno soffrendo, riequilibriamo il tono muscolare e andiamo a mobilizzare i tessuti che sono retratti. In sintesi, stiamo parlando di patologie internistiche, quindi sarà importante che in ambito di dolore pelvico cronico tu consulti il tuo medico di riferimento, quindi eventualmente il tuo urologo, il tuo ginecologo, però eventualmente il tuo fisioterapista in unione al tuo medico di riferimento potrà offrirti un ottimo supporto e aiuto nella gestione dei sintomi di queste patologie. Spero che questo video sia stato di interesse, spero di averti spiegato in semplicità che cos'è il dolore pelvico cronico. Seguici ancora sul canale Indiva Active.